tutti cantano Sanremo. Rieccoci qui nella nostra postazione Radio Bruno all'interno di Area Stile con Clementino, ben ritrovato. Ciao, ciao ragazzi. Allora, come va? Bene, bene. Abbiamo visto nella prima esibizione, nella serata delle cover, sempre più protagonista su quel palco, complimenti. Ti ringrazio. E, molto emozionato alla fine, almeno così a me è sembrato, dopo l'esibizione, anche forse la tensione che si accumula prima, no? Sì, io vengo da un paese in provincia di Napoli, dalle sale giochi, dalla strada e dai freestyle. Arrivare all'Ariston e riuscire ad avere, così mi hanno detto, una standing ovation, insomma, alla fine per Don Raffaè, che è una cover di un grandissimo artista, per me è stata un'emozione fortissima. Per questo la mia reazione è stata, la prima cosa che ho detto è stata mamma, l'ho visto 20 volte quel video. E sono contento, per me ieri è stato un bel gol, ho segnato, ora sto bene, a posto, ora possiamo cantare così, liberarci senza puntare a niente. Però la soddisfazione di ieri, poi ho visto alcune testate giornalistiche, spacca Napoli, canta Napoli, io difendo la mia città, la mia cultura, le radici, e eccomi, e quindi niente, spero di fare sempre bene, insomma. Sempre bene, grande comunque riconoscimento, passaggi nelle radio, davvero insomma questo tuo anno di debutto al meglio. Ho saputo una cosa, che su iTunes Don Raffaè è la cover più... acquistata in un giorno, scaricata, quindi diciamo che siamo primi in classifica nelle cover, sono contento. Benissimo. Sono contento. E questa sera di nuovo, come anticipavi tu, i big in gara, quindi di nuovo un'esibizione, una votazione, poi dalla somma di questo si capirà quali saranno i 16 che accederanno alla finalissima. Sì. A quel sabato lì comunque c'hai voglia di andare, sì? Sì, sicuramente, perché voglio sfoggiare il mio vestito. No, a parte gli scherzi, no, per me sarebbe un onore, insomma. Io ho scritto questa canzone dedicata a tutte le persone lontane da casa e spero di suonare quella canzone, di cantare quella canzone anche sabato. Quindi ricordiamo, una canzone che comunque tu hai composto in quel di New York dopo aver tenuto un concerto con tantissimi italiani che abitano là. Sì, no, in realtà la canzone l'ho scritta a Bari. Ah, Bari, sì. Dai. Però l'idea è nata a New York, perché ho suonato a Brooklyn e guardando questi ragazzi che avevano un ristorante italiano a Brooklyn, ho pensato di dedicare una canzone a tutte le persone che lavorano fuori casa, ma non solo gli italiani che sono fuori, oppure quelli che dal sud Italia vanno al nord Italia, anche quelli sbarcati a Lampedusa, anche quelli che sono dalla Siria, si sono spostati, per dire, nelle altre nazioni europee, tutti quelli che sono lontani dalla loro terra natale. Dopo le tue esibizioni, il messaggio più bello e emozionante, insomma, che hai ricevuto, qual è stato? Che ti ha sorpreso anche? Ma sicuramente ieri il messaggio della moglie di Fabrizio De André. È stata una cosa incredibile, mi è arrivato questo messaggio dalla mia etichetta, che è piaciuto, e quindi, sai, è comunque difficile per un cantante portare comunque una canzone di un grandissimo artista così, perché vai a rischio anche con la critica, con i fan stessi del cantante. Invece mi sono rassicurato quando mi è arrivato il messaggio della moglie di De André, sono contentissimo. E poi hanno twittato parecchio, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti mi ha scritto, sono contento di questa cosa. Tu sei qui a Sanremo con una parte della tua famiglia, tua sorella e tuo papà. Mia sorella, mio padre, mia mamma e mio fratello, sono tutti lì. Tutti qua, quindi la famiglia insomma ti sostiene, magari loro si stanno divertendo, ma ci hai raccontato prima insomma di iniziare questa intervista che anche tu insomma ti stai divertendo in questa settimana. Io mi sto divertendo tantissimissimo, perché io sono molto vivace. Come persona, non vi lasciate prendere da questo momento, che sono molto serio. Io sono molto vivace come persona, quindi mi sto divertendo molto. Pensa che c'ho la redazione di un noto giornale di TV sotto all'albergo dove sto io. Ogni mattina devo scendere lì e devo fare casino, perché mi danno fortuna, insomma, mi danno un po' di... Hai questo rito? Sì, mi danno positività, ecco. D'altronde hanno anche un direttore molto scatenato. Pensa che al ristorante dell'albergo c'è una chitarra. Sì? Io, dopo aver mangiato il primo, mi alzo, prendo la chitarra e canto tra i tavoli le canzoni classiche napoletane. Quindi faccio l'animatore di contatto, una cosa che faccio praticamente da sempre. Io vengo da villaggi turistici. Ma che meraviglia. Senti, invece dopo Sanremo, dove ti divertirai? Mettiamola così. Dopo Sanremo partirà una tournée di in store, perché uscirà il mio nuovo album, si chiama Miracolo Ultimo Round, 20 tracce, featuring d'eccezione, Pino Daniele, Giuliano Palma, abbiamo campionato un pezzo di Lucio Dalla, Fabri Fibra,
Gue Pequeño, Salmo, Rocco Hunt, insomma, Mamma Maria Segunda Bash, e partirà una tournée di in store in tutta Italia, quindi date un'occhiata al web. Il mio Facebook ufficiale stamattina è arrivato a 1.100.000 fan, e quindi per me quello è il goal, per me quello è il goal più grosso, insomma, quindi spero di fare sempre bene. La rete di Higuaín per me è stata fatta ieri. Il gol mio è stato fatto ieri, ora divertiamoci, insomma, io sono contento, come diceva Giambretti, comunque vada, sarà un successo. Sarà un successo. Allora divertiamoci anche in questo finale di intervista, scegli tu come terminarla. Ah, microphone check, come me non c'è nessuno, un saluto obbligatorio ai ragazzi Radio Bruno. Yeah.